Ciao, vediamo insieme come creare delle forme complesse con Adobe Illustrator in modo molto molto semplice e veloce. Utilizzeremo il pannello Elaborazione tracciati, nella fattispecie la sezione Metodi forma. Possiamo anche aprire questo pannello dal menu Finestra e poi Elaborazione tracciati. Ma prima di tutto andiamo a selezionare lo strumento Forma, ad esempio lo strumento Stella. Dopodiché andiamo a disegnare la nostra stella e senza allontanare il dito dal click del mouse ci spostiamo con l'altra mano sulla freccia in alto e basso da tastiera e vediamo come possiamo aumentare o diminuire a seconda che clicchiamo la freccia in alto o la freccia in basso. Dopodiché rilasciamo. A questo punto andiamo a disegnare un'altra forma che magari prendiamo sempre dalla sezione strumenti forme, ad esempio un poligono. Andiamo a disegnare il nostro poligono, magari gli associamo un altro colore cliccando qui sulla tavolozza di colore nella parte bassa degli strumenti, potrebbe essere non so questo azzurrino, ma i colori sono solo identificativi, non sono determinanti, possono essere anche modificati successivamente. In ogni caso questo colore ci serve solo per distinguere una forma sull'altra. Una volta che abbiamo posizionato la nostra forma magari sopra la prima, le andiamo a selezionare entrambe, andiamo ad aprire il nostro pannello elaborazione tracciati, ci spostiamo su metodi forma e andiamo con la combinazione di tasti a cliccare alt da tastiera e sotto meno sopra. Ora facciamo un doppio clic sulla figura di mezzo e se proviamo a spostarla vediamo che la figura di mezzo si sposterà creando una serie di forme diverse frutto appunto della sovrapposizione della figura di sotto meno la figura di sopra. Chiaramente possiamo anche andare con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse ad ingrandire la figura di sotto e in questo modo avremo quindi nuove forme generate. Andiamo a fare un'altra prova con figure più rotonde, come per esempio uno strumento ellisse. Andiamo a disegnare quindi uno strumento ellisse proporzionale, dunque un cerchio. Con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse associamo un nuovo colore, che potrebbe essere questo. Dopodiché con lo strumento seleziona lo porto più in alto, vado a selezionare uno strumento rettangolo arrotondato e lo vado a inserire qui. A questo punto le vado a selezionare entrambi, apro di nuovo lo strumento elaborazione tracciati, mi sposto nella sezione metodi forma e anche qui la combinazione di tasti alt più sotto meno sopra. Dopodiché faccio un clic esterno e di nuovo un doppio clic sulla figura che ho disegnato per ultima, questa la vado a spostare ed ecco qua. Avrò la mia forma generata appunto dalla sottrazione della figura di sotto meno la figura di sopra, con la possibilità appunto di gestire gli spazi vuoti in base al movimento della figura di sopra. Quando sono contento e voglio esportare la mia figura finale, per esempio questa, li seleziono entrambe, poi mi sposterò sul menu oggetto, espandi aspetto ed ecco qua la mia figura di finale, frutto appunto dell'operazione di calcolo del sotto meno sopra dai metodi di forma, però con la combinazione di tasti alt. E così all'infinito possiamo anche fare il contrario, ad esempio un quadrato, dopodiché vado a selezionare lo strumento ellisse, lo vado a spostare sopra, li seleziono entrambi e di nuovo apro il pannello elaborazione tracciati, mi sposto sulla sezione metodi forma e con la combinazione di tasti alt più sotto meno sopra avrò questo risultato. Faccio doppio clic sulla figura determinante per generare la forma finale, l'ultima disegnata, quella che sta appunto sopra, la vado a spostare in modo tale da ottenere poi quella che deve essere la figura finale. Una volta ottenuta la forma desiderata, riseleziono entrambi, posso o lasciarli così, continuare a utilizzarle semplicemente spostando una delle due forme nell'area di lavoro per ottenere poi quella che è la figura finale, oppure se ho deciso quale deve essere la figura finale, li vado a selezionare entrambi e torno sul menu oggetto che si trova nella parte in alto, espandi aspetto. Come possiamo vedere dal menu livelli, quello che ho ottenuto alla fine è un tracciato non più editabile, mentre le altre due figure che abbiamo precedentemente creato si trovano in gruppi, mentre la prima forma che abbiamo generato si trova in un gruppo che si chiama forma composta, cioè è composta appunto dalle due forme che abbiamo unito insieme attraverso l'opzione sotto meno sopra e la combinazione tasti con alt da tastiera. Se volessi bloccare e quindi non rendere più editabile, andrò a selezionare anche queste entrambi, poi dal menu oggetto espandi aspetto ed ecco qua, come posso vedere dal menu livelli, le forme finali sono diventate dei tracciati non più editabili, chiaramente come forme ma come punti di ancoraggio. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video.